Ne! Quello gira. Ma che fa? Vabbè, ok. 3, 2, 1, go! E bella a tutti amici e benvenuti in casa Larini. Stasera faremo i compiti. È tanto che non facciamo i compiti, ci avete chiesto in tanti. Ah, Robertino, torna a fare i compiti! E noi siamo tornati, questa è la Chi prima. l'ha chiesto? Vabbè. Facciamo così, che forse sta meglio. Faremo una strage. Faremo dei compiti galattici. Allora. Stavolta avevo letto tutto io. Stavolta abbiamo una bella storia. E adesso tocca a Allora, Babbo. questo qui di che materia è? Italiano. Allora, dobbiamo leggere una storia di italiano e poi lui dovrà fare dei compiti. Attenzione, i compiti consiste. In realtà, in quest'altra pagina ci sono delle domande. Ok, deve fare tre domande con tre risposte. Ok, iniziamo. Allora, intanto è arrivato anche qualcun altro, rifacciamo il saluto. E ciao a tutti gli amici e benvenuti in casa di Robertino. Stasera faremo italiano. Dopo tanto che c'è? Ah, è in casa Larini, questo è Cristian Larini e dovrà fare i compiti di italiano. È tanto che non ci vedevate, ci avete chiesto in tanti. Dai Robertino, torna con i compiti. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, iniziamo. Questo vi deve fare questo. Intanto chi c'è? Chi siete che non vedo? Fai partecipare questa persona. Vabbè, chi è? Che ne so, mi c'è venuto scritto. Sono già tre. Alziamo l'audience. Quando arriviamo a 10 persone mi levo la maglietta. No, 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 Allora, no. spieghiamo. Mi consigli di stare in meno, mi sconsigli. No, 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 Oh, no, 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 no,
Roberto Saviano dalla Repubblica 22 settembre 2008. È un compito. Ciao Rory, buonasera. Allora, iniziamo. Leggo io, perché lui l'ha già letto e adesso devo leggere io. Che c'è? Non ha letto? Ha letto o Mamma mia, non ti sentite perché volevo leggere con lei. Quindi non l'ha letto. Ha detto una cazzata, scusate la parola, ha detto una cavolata. Ha detto che aveva letto e invece non aveva letto. Perché mamma non voleva leggere con me. Mila, non ti si può guardare. Mila, sai. Aspetta, Red, devo fare il cuore a Mila. Eccoci siamo. Me ne Dai, oh, ci vado. dovete aiutare. Allora, Adios. dai, vieni qua, scuriccia, vieni qua. Allora, iniziamo. Leggo io perché lui deve fare poi Oh mio Dio, le dimentichi sempre. rispondi alle domande. Allora, attenzione, sto leggendo, ragazzi. Sto leggendo. Il Larini legge per voi. Lo so, sì, eravate in tanti. Larini torna a fare il professore come al solito. Sono qui, sono tornato. Le Oh, mio. visualizzazioni sono di Ehi, condividete il video a vedere se arriva altra gente, per piacere. Allora, i responsabili hanno dei nomi, hanno dei volti. Oh. Lo farò un po' più tipo teatrale. Teatrale. Attenzione, non se. Sente, che vuol dire non si sente? Non si sente la voce. Come si sente la voce? Possibile. Come mai non si sente la voce? Prova. Lara! Petrucci! Guarda un po' la diretta, dica no, non si sente la voce. Si sente pochissimo. Az. Az. Anzi. Oh, no! Adios. Come si. Perché dica non si sente la voce, ma non è che è il vostro telefono che è rotto? Aspetta, che vuol dire? Niente, a prova. Non ci ho capito niente, comunque qua. Io piscio a caso, eh? Allora, ora aspettiamo, la Petrucci sta facendo un attimino. Si sente? Roberto, allora è il tuo di telefono che non si sente. Ok, inizia, lo leggo, vieni qua. Eccolo qua, è lui, eh? Eccolo qui, c'è. Allora. Titolo: Roberto Saviano da La Repubblica, 22 settembre 2008. Adios,
di nuovo. I responsabili hanno dei nomi. Tornate. I responsabili hanno dei volti. Hanno persino un'anima. O forse no? 16 vittime in meno di 6 mesi. Vuol dire che in 6 mesi nemmeno hanno fatto 16 vittime. Lo so. Qualsiasi paese democratico con una situazione del genere avrebbe vacillato. Punto. Come mai qui non scorre? Non scorre niente. I messaggi, non li... 7 persone, a 10 mi levo la maglietta. No. Vabbè. Qui da noi, nonostante tutto, neanche se ne è parlato. Neanche si era a conoscenza da Roma. In su di questa scia di sangue e di questo terrorismo che comanda e domina senza contrasto. Diavolo, sto bravo, eh! Se arriviamo a 15 persone, prendo la pistola tattica di Fortnite e gli sparo in testa. Vabbè. Ammazzano chiunque si opponga! Ammazzano chiunque si opponga! Ammazzano ammazzano chiunque capiti sotto tiro, senza riguardi per nessuno. Te leggi i messaggi. Oh, Giada! Giada ci... Già, allora, un applauso a Giada, è diventata infermiera. Un applauso a Giada. Guarda, è bravissimo Giada. È la fidanzata di Riccardo. Scusate. Brava Giada. Messaggi su WhatsApp dopo si leggono. Allora, dove ero rimasto? Ammazzano chiunque senza riguardi per nessuno. La lista dei morti potrebbe essere più lunga, molto più lunga. I due boss che comandano continuano a comandare e a essere liberi. Antonio Lovine, c'è scritto Iovine. No, lo Iovine, Iovine e basta. Fammi vedere. Guarda, oh. Dov'è? Mi apri acqua. Dov'è? Ora. Dov'è? Non bevo io, eh. Dov'è scritto? Che cacchio è? Antonio? Lei, Lovine. Lovine, mamma dice no, Lovine. Ma no, hai detto sì. Vabbè, guarda, torniamo a noi. Lo Iovine. E Michele Zagaria, ricordati. Io sono nato nel 75, non nel 2008. Scusate, ma la Petrucci dirà e fa la professoressa. Vieni via allora, no? Allora, 12 anni di latitanza. Anche di loro si sa dove, anche di loro si sa dove sono. Il primo è a San Cipriano d'Aversa, il secondo è a Casa Pasenna, in un territorio grande come un fazzoletto di terra. Possibile che non si riesca a scovarli? Ora ha detto cambiati gli occhiali. Cambiati gli occhiali, no, sì. Ma ho messo... Roberto, sei te che mi hai scritto? Scusa, però il risotto era buono, eh? Mannaggia miseria. In un territorio che non l'ho letto, possibile non l'ho letto. È storia antica, quella dei latitanti ricercati in tutto il mondo e poi trovati proprio a casa loro. Rullo di tamburo, suspense. Ho visto che nella mia terra sono comparse scritte contro di me. No, non va bene. Saviano me... Sabiano puntini, c'è scritto Sabiano merda. Io non è che lo dico perché c'è scritto qui. Fammi vedere. Guarda. Dov'è? Non ci credo. Dov'è? È lì! Non si ride. Comunque, Sabiano merda, Sabiano verme. È un enorme. Scusate, con gli occhiali anche
si vede tanto bene. È un'enorme bara con il mio nome. Ah, è un'enorme bara con il mio nome. E poi insulti, continue denigrazioni, a partire dalla più ricorrente e banale. Quello si è fatto i soldi col mio lavoro di scrittore. Adesso riesco a vivere e, per fortuna, a pagarmi gli avvocati. E loro? E loro? Sì, sì, rifallo. Lui l'altra sera gli ho fatto i soldi. E loro? Loro che comandano gli imperi economici e si fanno costruire ville faraoniche. Loro che per lo smaltimento dei rifiuti, loro che per lo smaltimento dei rifiuti tossici sono riusciti in una sola operazione a incassare fino a 500 milioni di euro. Oh, sono tanti videogiochi, si comprano 500 milioni di euro. Quanto come quel cappello. E hanno imbottito la nostra terra di veleni al punto tale di fargli evitare fino al 24% certi tumori, capito? La Ferragosto, oh, la Betty, guarda, c'è la Betty, saluta la Betty, ciao Betty, com'è, sta a posto? Beh, torniamo a noi. E le malformazioni congenite fino all'84%, avete capito? Cioè, questa è carta canta qui, attenzione. Ed arricchirsi sulle disgrazie di questa terra sarei io con le mie parole, o carabinieri e i magistrati, i cronisti e tutti gli altri che con libri o film o ogni altro modo continuano a denunciare? Cioè, avete capito? Niente, comunque uguale. Com'è possibile? Perché? Com'è possibile? Perché lo insultavano? Ma questo non segue. Vabbè, sì. Adesso che non segui anche i messaggi. Ma non, vabbè, non c'è bisogno di seguire i messaggi. Adios. Dai, la allora, oggi, qui, in questa stanza dove sono, ospite di chi mi protegge, è il mio compleanno. Auguri Robertino! Ma che dici? Non vabbè, parlano con te! È il mio compleanno. Penso a tutti i compleanni passati così, da quando ho la scorta, un po' nervoso, un po' triste e soprattutto solo. Vabbè, e soprattutto solo. Penso che non potrò mai passare uno normale nella mia terra, che non potrò mai più metterci piede. Ecco, pure li vengo alzati. Metter piede. Chiedo alla mia terra che cosa ci rimane. Ditemelo. Galleggiare? Far finta di niente? Quando ancora dobbiamo aspettare? Quanto ancora dobbiamo vedere i miglioramenti emigrare e i rassegnati rassegnati rimanere? Siete davvero sicuri che vada bene così? Eh? Siete proprio sicuri? Vabbè. Far finta. Quanto ancora? Ah, ecco. Come abbiamo fatto a diventare così ciechi? E io porto gli occhiali. Come abbiamo fatto a diventare così ciechi? L'ho già letto. Così rassegnati? Così? Piegati. Così piegati? Eh? Per dindrindina! Non posso credere che al sud, così ricco di talenti e forze, possa davvero accontentarsi solo di questo punto.
Se tutto ciò è belle, belle pantofole. Gianni, guarda, te le rifaccio vedere. Guarda, fighe. Adesso prendo ciabatte. Queste sono le mie. E lui fa vedere quale c'hai? Girala! Girala! Simpson, Bart, ok. Non posso credere che al sud, così ricco di talenti e forze, possa davvero accontentarsi solo di questo. Se tutto ciò è triste, la cosa ancora più triste è l'abitudine. Abituarsi che non ci sarà, non ci sia, abituarsi che non ci sia nell'altro a fare che rassegnarsi, arrangiarsi o andare via. Chiedo alla mia terra se riesce ancora a immaginare di poter scegliere. Le chiedo se è in grado di compiere almeno quel primo gesto di libertà Cos'è il cos'è il pippone? Ah no, allora sta facendo è un compito di italiano, deve fare Roberto Saviano, quello della Repubblica. Favolosi Cristian. Ecco, ora Lorenzo mi ha fatto perdere il segno. Aspetta, dove ero rimasto? Le chiedo, questo l'avevo detto, no, chiedo alla mia terra se reagisce. Abituarsi. Ecco, ora mi rende sempre più. Vabbè. Chiedo alla mia terra se riesce ancora a immaginare di poter scegliere. Le chiedo se è in grado di compiere almeno quel primo gesto di libertà che sta nel riuscire a questa viene con la canzone del vaffanculo. Cioè, Perini, torna qui che c'è da fare poi il compito. Scusate un attimino, abbiate pazienza. Cri! Guardate. Oh, quella fa sempre cavoli sua e viene sempre a rompere le scatole. Dormiva di là, no, è dovuta venire a rompere le scatole. Vieni. Tornato. Dai, smetti di seguire. Allora, ora la rilego da capo. Allora, le chiedo se è in grado di compiere almeno quel primo gesto di libertà che sta nel riuscire a pensare, pensarsi diversa. Boh, non so che vuol dire comunque. Riuscire a pensarsi diversa. Sì. Non rassegnarsi ad accettare. Bisogna trovare la forza di cambiare, ora o mai più. E complimenti. Vabbè, comunque, allora abbiamo letto questo che era Roberto Saviano dalla Repubblica, 22 Ed eccomi qua. settembre 2008. Lei è una donna, mica te. Oh, da. Vabbè, allora. E se volete allenarmi per capirla di più, Allenarvi. per allenarvi, qui sono le domande, anche se Ecco. sono lette al contrario. Va bene, ora facciamo le domande. Vieni, Larini. E Allora. prima di tutto, quest'anno a maggio il regalo di Natale viene anticipato dal cane di Gesù ladro. No! Non si dice. Sto scherzando. Ah, facciamoglielo vedere. Aspetta, oh, ve lo facciamo in diretta, solo per voi. Attenzione. Chiamate più amici possibile perché vi faremo vedere un video pazzesco. Vi piscerete addosso dalle risate. Attenzione, Adesso sto un attimino eh? cercando. Attenzione. Mette tutto il volume, Sì, ho prima eh? Eccolo qui, eccolo qui. Fare tutto. Attenzione. 3, 2, 1, solo per voi. Anticipato ce lo manda il cane di Gesù ladro, ci ha regalato la pandemia, va bene? Quindi
dice tutti in coro: Dio maiale, ci mancherebbe, si sta a casa, chi se ne frega, no? Si troverà qualcosa da fare. Ma se al terzo giorno mi voglio levare la vita, non la faccio più. Al terzo giorno risuscitò, no, io invece al terzo giorno voglio morire, voglio morire. Che bello, spesso faccio la fila 30 minuti fuori di te. Come va a finire tutti questi cretini? Con la compresa, ma vabbè, scappa la spesa perché ci porta tanto la te a casa. Io mi trovo la sega un attimo. Dio mi tolso, Dio, la peggiosa di tutti. Io mi trovo anche le spese senza scappare e levare il mio sfogo. Aspetta, vieni qua, vieni qua. Ehi, fatela fuori tu, Dio. Cioè, è fighissimo, è un video che mi ha mandato. Mi ha mandato il Bindi e io l'ho girato un po' in tutti i miei gruppettini di WhatsApp. È questo, non so se ora ve lo faccio vedere, eh. Attenzione, eh. Quest'anno a marzo il regalo di Natale anticipato ce lo manda il cane di Gesù ladro. Ci ha regalato la pandemia. Va bene? Quindi hanno deciso tutti a casa, tutti buoni, che la maggior parte di loro se no muoiono. Allora lui si dice tutti in coro: Dio maiale, ci mancherebbe, si sta a casa, chi se ne frega, no? Si troverà qualcosa da fare. Ma si attenti, mi la vita, non la più. Al terzo giorno risuscitò, no, io invece al terzo giorno voglio morire, voglio morire. Io non è, spesa faccio la fila 30 minuti fuori di me. Come va a scrivere tutti questi cretini con la commessa? Ma a me a fare la spesa che ti ci porta tanto la te a casa io. Un attimo! Non trovo la cieca, un attimo! Dio mi tolso, Dio! È la peggiosa di tutte! E che ci staccheresti un mese senza fermare e levarmi il fuoco! Vabbè, per chi lo vuole questo video me lo chiede e glielo mando direttamente su WhatsApp. Ok, adesso torniamo a noi e facciamo i compiti. Allora, dopo aver letto ben due pagine, Robertino ha letto due pagine, roba da matti. Dopo, se lo volete vedere il video, me lo dite, ve lo faccio in diretta. Allora, andiamo a fare le domande con le risposte. Attenzione, sigla! Vabbè, basta, basta, basta. Ok, attenzione alle domande. Allora, dopo aver fatto una breve ricerca in rete, scrivi brevemente quali argomenti affronta il libro di Saviano intitolato Gamorra. Allora, cosa come si dice? Qua, che c'è scritto? Dopo aver fatto una breve ricerca, scrivi brevemente gli argomenti che affronta il libro di Saviano. Ok, allora, attenzione, lui... Oh. Come si chiama il libro di Saviano? Goro. Goro? Ma che goroni? Da goroni, goro... Gomorra! Ah, Gomorra! Ok. Gomorra. Allora, facciamo un'altra domanda. Come si chiama il libro di Saviano? Lo chiedo a te. Ah, vero? Gomorra. Gomorra! Gomorra con due R. Gomorra. Allora, riniziamo da capo. Come si chiama il libro di Saviano? Gomorra. Ok, e come si chiama Saviano di nome? Roberto. E senti un po' bella questa parola? Ricchione. Che cazzo, scusate, me ne vado con un Gomorra, lo so, Gomorra. Allora, quali azioni criminali la malavita compie in Campania? Campania, che cos'è la Campania? Non so cos'è, vuoi sapere se tu la sai? Ma io lo so che cos'è la Campania, te lo sai cos'è la Campania? Sì. Che cos'è? Una parte dell'Italia. Sì, una parte dell'Italia sarebbe una nazione. Una regione. Si compone dalla parte. Vabbè,
Attenzione, non ne busca, eh. No, 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 non è vero, non ne busca. Non è busca. Numero 3. Cosa significa il termine omertà? Con l'accento sulla A. Perché Saviano si oppone all'omertà? Allora, facciamo una bella cosa. Intanto è durato troppo e io sono contento per voi che ci avete seguito e state scrivendo. Allora, lui ora fa queste tre domande. Anzi, rilegge questo. Vi da solo. Rilegge questo qui da solo e poi fa le tre domande. Maria, io esco. Vabbè, io c'ho una sorpresa, vediamo un po' se questa sorpresa lo stuzzica. Allora facciamo il tre quarti, mettiti a tre quarti. Okay. Ok, allora adesso lui leggerà questo racconto e farà le tre domande e stasera ci sarà una sorpresa che è la P. Avete sentito bene? Stasera pizza! E allora, per il momento è tutto, ma solo per il momento, diamo l'appuntamento. Alla prossima volta! Ciao! Sì, da. Eh? Glielo facciamo rivedere? Che cosa? Ah, sì, ok! Prima di lasciarvi, vi facciamo vedere. Dove cazzo è? Il telefono. Prima di lasciarvi, vi faremo vedere un'altra volta il video simpatico e poi scrivete nei commenti, lasciate un bel mi piace e iscrivetevi alla pagina. Attenzione. Aspetta. Attenzione. 3, 2, è tutto alto il volume? Sì, è massimo. Sicuro? Sì. Vabbè. Quest'anno a marzo il regalo di Natale anticipato ce lo manda il cane di Gesù ladro, ci ha regalato la pandemia, va bene? Quindi hanno deciso tutti a casa, tutti buoni, che la maggior parte di noi se no muoiono. Allora noi ci dice tutti in coro, Dio maiale, ci mancherebbe, si sta a casa, chi se ne frega, no? Si troverà qualcosa da fare. Ma se a terzo giorno mi voglio levare la vita, non la posso più! A terzo giorno risuscitò, no, io invece a terzo giorno voglio morire! Che cosa fa la spesa? Faccio la fila 30 minuti fuori di con le mascherine e tutti questi cretini nella commessa. Ma messi a fare la spesa che ci si può stare tanto a casa io. Un attimo! Non trovo la sega, un attimo! Dio merdoso, Dio! La peggiosa di tutte! E che ci sta che resti un mese senza fermare! Va bene! Per il momento è tutto, ma solo per il momento. Ci vediamo alla prossima! Ciao! E per finire... Ma vieni a salutarti! No. Ai. Vabbè, vuoi salutare o no? Cavolo, non ha le munizioni! Saluta! Adios! Alla prossima! Seguiteci su YouTube, Larini32bit, su Twitch, Rubeita, su... Stavo scherzando! Oh! Mi fai male. Non te ne ho capito. Vabbè. Ciao, alla prossima. Vieni a salutare prima, poi spengo. Adios. Dai, vieni a tu. Non l'ho mai fatto. Oh, mi fa venire il lupo mannà. Ora prendo il brigato e te lo do sopra di noi. No. Allora vieni a fare il saluto per te. 3, 2, 1, via. Ciao. No, ciao a tutti. E grazie a tutti gli amici e benvenuti, non so come si dice. Grazie per aver visto questo video e ci vediamo la prossima volta. Ciao!